Insieme ad Arnaldo Colasanti, buongiorno Arnaldo, per vedere, prima di incontrare la prossima ospite nel nostro spazio dedicato alla cultura, un premio molto importante di cui è stata protagonista Franca Rame. Vediamo. Il premio Tassoni è un premio giovane, è un premio che ha come caratteristica quella di cercare testi che siano particolarmente innovativi, che inneggino praticamente alla libertà, oppure che è un corso praticamente democratico, civile, al quale vorremmo collaborare. E a Franca Rame è andato quello che noi chiamiamo l'honoris causa. Se guardo in more perché mi rendo conto che molte cose sono assai più civili di noi. Sì, credo che questa sia l'età dei premi. Perché anche settimana scorsa a Pescara ho preso un premio molto importante, il premio Borsellino, e questo di questa sera è un premio alla carriera, quindi mi fa piacere. Bruxelles, Beccari, come la fai con come parlavi? Non ho mai avuto l'angoscia delle critiche, non mi accontentavo perché ogni tanto dicevo bella la Rame e finiva tutto qui, o illumina la scena Franca Rame, insomma una specie di lampadina. Non è che mi dicessero, e prima di stare male era Dario. Uno si muove, si ferma qua in piedi davanti a me, l'altro si accuccia alla mia sinistra, l'altro alla mia destra, sono vicinissimi. Ho paura, sta per capitare qualche cosa, lo sento. Lui entrava in camera, leggeva le recensioni e c'è degli complimenti sperticati, dico che bello oggi, sono contenta. Poi dopo, siccome ero talmente pazza che facevo anche, ritagliavo gli articoli di giornale, li incollavo i primi anni, vedevo la recensione dove non c'era assolutamente niente, lui aveva inventato delle cose per farmi stare contenta. Eccoci qua, ritorniamo in studio, straordinaria Franca Rame come sempre. Caro Arnaldo, siamo nella nostra isola deserta, ma oggi non è deserta, anzi, devo dire che è molto preziosa. Piena di oro, di cose belle. Beh sì, parliamo della storia di una grande scultura, potremmo parlare.